Una 2 giorni dedicata alla salute di bambini e adolescenti. All'auditorium dell'Università di Chieti si è svolto il congresso regionale della Società Italiana di Pediatria, organizzato da Francesco Chiarelli, direttore della clinica pediatrica dell'Università di Chieti e componente del consiglio direttivo regionale della Società Italiana di Pediatria. Il congresso è stato preceduto nella giornata di ieri dal corso di pneumologia e allergologia pediatrica SIMRI Abruzzo, presieduto da Sabrina Di Pillo, responsabile del Centro regionale di allergologia e pneumologia pediatrica di Chieti, la quale parla di importanti novità nella cura dell'asma e di altre patologie. Proprio in questi giorni c'è stata l'approvazione sulla Gazzetta Ufficiale del farmaco biologico, il Dupilumab, che è stato approvato già a partire da 6 anni, non soltanto per l'asma grave, e a partire addirittura dai 6 mesi per quanto riguarda la dermatite atopica grave. Per quanto riguarda l'asma grave, è una patologia appunto che compromette la vita del bambino, compromettendo la sua attività sportiva, la sua attività scolastica, e quindi questo farmaco biologico migliora quella qualità della vita con una grande efficacia, ma soprattutto in assenza di effetti collaterali. L'unico problema è il costo di questi farmaci, che hanno un costo particolarmente elevato e che stiamo attraversando un periodo appunto di difficoltà comunque economica nell'ambito della sanità, e quindi bisogna individuare bene a quale target del paziente, quale target effettuare questa terapia, che deve essere appunto una terapia mirata. Inoltre, proprio quest'anno è stato approvato il farmaco biologico per quanto riguarda la prevenzione del virus respiratorio sinciziale, che è causa di insufficienza respiratoria acuta nei bambini, soprattutto nel primo anno di vita. Diciamo che circa 80.000 casi abbiamo avuto quest'anno di infezione di virus respiratorio sinciziale, che appunto aumenta gli accessi al pronto soccorso, aumenta le ospedalizzazioni. E altro argomento di cui abbiamo trattato è la diagnostica molecolare, che è il test diagnostico di allergologia all'avanguardia di terzo livello, che non può essere effettuato quindi come esame iniziale, e che quindi richiede una super specializzazione, una conoscenza, perché permette di distinguere l'allergia vera dalla cross reattività, permette di capire se un bambino può mangiare l'alimento cotto oppure l'alimento crudo, individuando bene il rischio di anafilassi, e quindi se il bambino necessita di una terapia con l'adrenalina anche a scuola perché ha un rischio elevato, oppure se le contaminazioni possono non causare alcuna reazione grave, e quindi può il bambino andare a scuola al limite soltanto con l'antistaminico, il cortisone, e non aver bisogno del farmaco salvavita. Nel corso del congresso regionale SIP sono stati trattati temi di attualità, in particolare quello dell'adolescentologia, della cura degli adolescenti, che è un settore molto importante per l'assistenza pediatrica ai nostri ragazzi, che coinvolge una serie di figure professionali, non solo i ragazzi che da bambini hanno avuto un problema, una malattia importante, che quindi se la portano dietro ovviamente durante l'adolescenza, ma durante l'adolescenza si pongono dei problemi specifici, psicologici, psicosociali, psicorelazionali, e anche di andrologia e ginecologia dell'adolescenza. Mi riferisco per esempio ai vaccini per l'HPV e una serie di altri aspetti, incluso la disforia, l'incongruenza di genere, che sono di grande rilevanza per i ragazzi. E quindi penso che anche nella nostra regione sia del tutto necessario, direi indispensabile, che i pediatri, che la pediatria si occupi degli adolescenti, altrimenti i ragazzi di fatto non vengono visti poi da nessuno.